Marilyn Monroe ne parlava come una delle armi formidabili delle donne. Coco Chanel suggeriva di indossare sempre rossetto rosso se tristi. Il make-up è da sempre amico fidato di celebrity se non. Come fa Belen ad avere quella pelle così luminosa? E Martina Colombari uno sguardo così radioso? Merito di madre natura, certo, ma anche e soprattutto delle loro make-up artist. Le abbiamo incontrate per farci raccontare qualche segreto di bellezza. Cristina Isaac segue Belen da oltre 8 anni insieme a un team di altre 7 persone. A cosa la bella argentina non rinuncia mai? Beh, il mascara sicuramente, come tutte le donne, e un correttore. C'è un correttore in particolare che senza di quello non potrebbe vivere. Io gioco molto con la luce su Belen, mi piace molto illuminarla, a lei piace essere illuminata e quindi tendenzialmente usiamo ombretti o prodotti illuminanti, tant'è che alla fine me lo sono creato, me lo sono fatto io e utilizzo soprattutto quello, almeno uso un prodotto che è mio, mi piace, ci piace. In tema di look vedremo qualche novità che riguarda Belen? Sì, nel senso che stiamo giocando un po' di più con gli eyeliner, quindi degli eyeliner un po' più grafici che rendono l'occhio un po' più sensuale, un po' più orientale. E se siete curiosi di sapere se sia l'artista o il make-up artist a dettare le regole, la risposta sta nel compromesso. Il personaggio si fida e affida al truccatore che sceglie e questo cerca di incontrare i suoi gusti, anche se... Allora, ci è capitato di dover fare dei make-up che io non amavo, lei non amava, ma erano richiesti dal cliente, però siamo riusciti comunque ad adattarli al nostro piacimento, quindi poi alla fine siamo un po' furbette, siamo un po' fregate. Anche Laura Barenghi segue da anni personaggi televisivi come Michelle Hunziker e Ilary Blasi, che in comune, bellezza a parte, hanno un viso sempre luminosissimo. Il segreto? Molto merito delle loro pelli, che sono già meravigliose, perché comunque, vabbè, normalmente è il loro lavoro, per cui si curano molto. E poi una buona base, che secondo me è un buon fondotinta, una buona base, è l'inizio di un trucco perfetto. Abbiamo visto un bel cambiamento in Ilary quest'anno, soprattutto ogni settimana un cambio dalla conduzione del Grande Fratello VIP a quella delle Iene. Ti dico, è merito della sua parrucchiera di Roma, Alessia. E per quanto riguarda invece i look, che vedete diversi, perché è seguita da due staff diversi. C'è uno staff romano che la segue per il Grande Fratello e uno staff, tra virgolette, milanese, che siamo io e un altro parrucchiere, che la seguiamo alle Iene. E se pensate ad una Michelle Hunziker tradizionalista? Potrebbe esserci una novità, ma non vi posso anticipare niente. Neanche. Seguiteci il 4 di dicembre. E parlando di bellezza, non possiamo tralasciare una che ha ricevuto anche un titolo, Martina Colombari, Miss Italia 91. Abbiamo incontrato chi cura il suo look insieme a quello di star internazionali come Bar Raffaeli, Alessandra Ambrosio e Afef. Il capriccio della Colombari? Tantissimo tempo a disposizione. È una delle donne più belle che ho visto in assoluto e ho avuto la fortuna di lavorare con tantissime top model anche straniere, tra le donne più belle del mondo, e lei è assolutamente alla pari, forse meglio anche di molte altre. Avrebbe bisogno di 10 minuti, però è una super perfezionista e quindi vuole tantissimo tempo a disposizione per avere tempo di fare tutto, controllare che sia tutto abbinato, abito, cose così. Anche se il premio delle richieste più strane lo vince a suo avviso la Galanti dei Tempi d'Oro. Si faceva cambiare, è stata 3 settimane con lei, si faceva cambiare lo smalto, tipo è capitato anche 2 o 3 volte al giorno, e poi facevamo il trucco di giorno quasi naturalissimo, anche lei era bellissima, quindi si arrivava pochissimo, quasi niente, però cambiavamo i capelli almeno 2 volte al giorno, quindi per il giorno acconciature wet, trecce, cose finte naturali per la spiaggia o per i lunch in piscina o sugli yacht, e poi alla sera, ogni sera lei usciva e facevamo dei look pazzeschi, bellissimi, uno più bello dell'altro. Un consiglio infine per come poter brillare come quest'estate in questo periodo. Allora, per i capelli sempre effetti naturali. Valorizzare il naturale, sempre. Ora andiamo verso le feste, quindi assolutamente glitter, oro, paillette stanno andando dappertutto. Anche nel trucco è ritornato il rossetto glitterato, che era stato lanciato l'anno scorso su tutte le passerelle, l'avevamo visto dappertutto, è tornato tantissimo, e glitter ovunque, un po' sugli occhi, quindi molto luminosi.